tutta la vita che aspettavo che te. Amici di Fono TV, quello che vedete alle mie spalle è il grande mare di Marotta. A pochi passi da noi c'è il Molo e siamo alla Molo Arena di Marotta per un grandissimo evento a cui non potevamo mancare con le nostre telecamere, il culmine di Marottanta Festival edizione 2024, il grande concerto di Raf. Siamo qua con le nostre telecamere per intervistare i protagonisti di questa serata e soprattutto per farvi godere un po' di questo grandissimo concerto. Matteo Mazzanti, presidente della Proloco di Marotta, insomma il mare di gente che c'è alle nostre spalle pronti per vedere il grande concerto di Raf, credo che ripaga il grande lavoro che è stato fatto non solo per questa serata perché Marottanta è partita giorni fa. Sì, esattamente, infatti siamo molto contenti perché questo gran numero di persone insomma ci fa piacere, ci gratifica del gran lavoro che c'è dietro. Siamo arrivati alla quinta serata, non è scontato, e siamo partiti al 30 e quest'anno abbiamo fatto 6 serate piena insomma di eventi, piena di situazioni diverse, quindi stasera è diciamo il clou, la parte più importante, dove c'è appunto questo 40esimo di Raf e ecco, non nascondo sinceramente un po' di tensione, un po' di stanchezza, insomma c'è ci un sta, mix ci vuole, ci vuole tutto, si può dire che davanti alle telecamere si può dire. Infatti, sono un mix di emozioni perché il lavoro è tanto, però ecco, guardando questa cornice di pubblico ti dà soddisfazione perché vedi che la gente poi apprezza. E sono tante serate, ripeto, c'è stato Ivan Cattaneo, Tracy Spencer, ci sono stati i Rockets, accompagnati dagli Evolution 80, insomma grandi serate, serata discoteca e oltre questa serata poi chiuderemo domani sera con il Botto, quindi non è da escludere, diciamo come ultima serata sempre, però in questo caso in Piazza dell'Unificazione, ci sarà i Goblin, quindi Claudio Simonetti, un altro personaggio importantissimo, top, icona anni 80 specialmente per i film horror. Insomma questa Proloco che non si ferma mai, già sicuramente starà lavorando per i prossimi anni ma non possiamo svelare troppo. L'ultima cosa, poi lasciamo il Presidente perché chiaramente c'è tanto da fare, sì. I ringraziamenti da parte della Proloco a chi vanno? Guarda, vanno assolutamente innanzitutto dico ai volontari perché anche se può sembrare un discorso di rito in realtà è molto importante. Poi ringrazio ovviamente l'amministrazione perché tutti questi eventi sono possibili solo perché si lavora insieme all'amministrazione, c'è una bellissima collaborazione, si va avanti. E devo spendere delle parole anche per i nostri sponsor, li devo elencare, li devo perché è giusto che sia così, Energie Nuove, il Maestrale, Costruzioni Nasoni, Sodico, Moretti Forni e la BCC di Fano. Devo dire questa cosa perché noi negli anni abbiamo avuto questi sponsor che credono in noi, ci hanno dato fiducia per il fatto che praticamente ci sono stati in questi anni, insomma abbiamo lavorato bene, quindi questo ci gratifica anche di questo discorso qua. Quindi, insomma, grazie Presidente, viva la Proloco di Marotta e buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, grazie, a presto, grazie. Direttamente da Ancona per vedere Raf. Non abbiamo fatto tantissimi chilometri ma ci tenevo ad esserci, stavamo proprio chiacchierando adesso con gli amici che lui insomma c'ha quella manciata di canzoni che hanno fatto la nostra adolescenza, la nostra gioventù. Se dovessimo fare il podio delle migliori canzoni secondo voi? Mi riguarda Cosa resterà degli anni 80, Inevitabile follia, Svegliarsi un anno fa. Quelle più popolari già mi piacciono un po' meno, però queste qui in particolare mi piacciono. Il podio? Inevitabile follia batte tutti. Ragazzi, allora buon divertimento perché tra pochi minuti inizierà il grande concerto di Raf. Buona serata, buon divertimento. Grazie, ciao. 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 Assessore Caporaletti, si può dire che fino a pochi anni fa dire Molo Arena, sicuramente tutti hanno detto ma che cosa? Ecco, la Molo Arena ormai è una realtà, è una certezza dell'estate marottese e una serata come questa, insomma, ha bisogno di poche presentazioni. Assolutamente sì, siamo qui, torniamo dopo l'anno scorso e abbiamo fatto diversi eventi sempre con tantissima gente, questa sera c'è il concerto di Raf, anche questa sera come vedete è già tutto pieno, noi siamo super soddisfatti anche perché Molo Arena è una scommessa che noi abbiamo fatto qualche anno fa e che penso a questo punto abbiamo vinto alla grande. Ecco, diciamo che anche dal punto di vista logistico non è facile perché è vero che è bello partecipare, poi è anche altrettanto importante per un'amministrazione comunale parlare anche di sicurezza e quindi coordinare un po' tutti i lavori, credo che sia un lavoro nel dietro le quinte non scontato. Assolutamente no, è una location molto particolare, molto molto bella perché è una delle poche in Italia che ti permette di avere un palco
proprio di fianco al mare, per cui veramente da un punto di vista estetico e come colpo d'occhio è bellissimo. È chiaro che da un punto di vista della sicurezza c'è tantissimo lavoro da fare e, ecco, e non è facile. Detto questo, devo ringraziare assolutamente la Proloco, Proloco Marotta, perché da tanti mesi che lavora a questo ed anche ad altri progetti, nel caso specifico Mar80, quindi mettere insieme 5 date, quella di stasera ovviamente è la serata clou, non è stato facile, quindi devo fare veramente un ringraziamento al presidente Matteo Mazzanti, ma a tutti i volontari, che io ricordo sempre che sono volontari, lavorano tantissimo tempo in maniera gratuita, tra l'altro come fanno tutte le associazioni, per cui devo ringraziare ovviamente tutte le associazioni che dedicano il loro tempo libero, rinunciando anche agli affetti familiari, rinunciando a tante cose, pur di dare la possibilità alla gente, quindi creare eventi e dare la possibilità alla gente di divertirsi. Per cui da parte mia va veramente un grandissimo grazie a tutte le associazioni che lavorano per il nostro territorio, per renderlo più bello, per renderlo così molto accattivante, piacevole, e per far sì che la gente venga a Marotta, oltre ai marottesi, proprio a guardare i turisti, chiaramente. Assolutamente sì. Quest'anno la stagione devo dire che sta andando bene, c'è tanta gente, ci sono anche tanti stranieri, era già da anni che non se ne vedevano, invece devo dire che quest'anno abbiamo visto un'affluenza importante di molti stranieri, per cui siamo molto molto soddisfatti. Ecco assessore, a proposito di Molo Arena, gli eventi non finiscono col concerto di Raf perché l'estate e la musica continua. Esatto, la musica continua perché dopo questo weekend, dopo Raf, la prossima settimana avremo 3 giorni, 9, 10, 11 agosto con il MAF, un concerto, io dico che i giovani organizzano per i giovani ma anche per i più grandi. Avremo 3 serate bellissime con ospiti che vengono da mezza Europa, per cui il Molo continua e si amplierà ancora di più, per cui invito veramente tutti quanti a venire in questa location magnifica. Sta per partire il concerto di Raf, stiamo aggirando nel pubblico e qui si scoprono storie importanti, perché vogliamo sapere che cosa è successo grazie a Raf e alla sua musica. Allora, 40 anni fa in discoteca ci siamo conosciuti con la canzone Self Control e siamo 40 anni che siamo sposati. Direttamente da, vogliamo il vostro da nome? Da Chiaravalle, Mauro da Chiaravalle. Emanuela da Fano, adesso a Chiaravalle. Quindi insomma, 40 anni fa, oggi si festeggia il 40° di Self Control, esatto. Ma è anche la vostra festa, esatto, si può dire. Esatto, sì, si può dire così. Se doveste dire qualcosa a Raf, magari vi sta guardando da casa, che cosa gli direste? Che è stato fantastico perché mi ha fatto conoscere la mia dolce metà. Ma ci accennate un po' alla canzone? Come viene? La vogliamo sentire? Oh, 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 oh. You right with my self control. E complimenti e auguroni per questi 40 anni di musica e di amore. Grazie. Sindaco Barbieri, tra pochi minuti sul palco alle nostre spalle, il concerto clou dell'estate marottese 2024, Raf in concerto. Ecco, credo che sia per il sindaco, per tutta l'amministrazione, un motivo di orgoglio. Sì, è l'evento clou, siamo davvero molto soddisfatti perché la risposta è stata una risposta importante quando si organizzano eventi sia come associazioni ma anche e soprattutto come comune di Mondolfo, ci teniamo ed è molto importante la risposta delle persone, quindi vediamo tanta gente contenta che si divertirà sicuramente. Sono state 6 bellissime serate, sono quelle del Mar80 Festival e questa diciamo che è l'evento clou, poi in un luogo particolare che è quello della Molo Arena, che abbiamo lanciato come amministrazione comunale nel 2016, comunque negli anni scorsi, e devo dire che è bellissimo avere questo tipo di concerti con grandi artisti, figure iconiche degli anni 80 e poi in riva al mare, quindi è una cosa stupenda. Oggi il clou dell'estate, ma in realtà ancora l'estate continua a Marotta perché continuano tanti eventi, una Marotta e Mondolfo viva, insomma, come recita un po' anche il claim, dal castello al secchiello, insomma da Mondolfo a Marotta ci sono un po' eventi per tutti i gusti, per tutte le età e che continueranno nell'estate. Sì, ci sono eventi per tutti i gusti, dal borgo
al mare, quindi coinvolgendo il centro storico ma anche tutto il lungomare. Gli assessorati al turismo e alla cultura hanno fatto un grande lavoro, c'è stato un grande lavoro di squadra insieme agli uffici comunali ma anche alle tante associazioni del territorio, che ne approfitto per ringraziare i tanti volontari, come qui organizza la Proloco Marotta, quindi tutti i volontari, l'invito, il ringraziamento esteso a tutti loro e a tutte le associazioni del territorio che ci danno davvero una mano importante. Un calendario molto ricco che va dalle rassegne letterarie ma anche ai festival musicali come questo degli anni 80, ma anche il festival della fisarmonica che ci sarà fra qualche settimana dal 19 al 25 di agosto tra Mantici, che sarà un festival importante legato ad uno strumento popolare che rappresenta la storia di Mondolfo e quindi del nostro territorio. Ci stiamo ancora girando tra la folla al concerto di Raff e abbiamo incontrato Lucia direttamente da? Milano. Da Milano qua al concerto di Raff, ecco, una fan di primi anni di Raff. Assolutamente sì, da quando avevo 15 anni. Quindi se sei qua, il mio idolo, il mio primo amore. Se sei qua stasera, che brani ti aspetti assolutamente da cantare a squarciagola? Sicuramente i primi, Self Control, Sera più bella del mondo, tutte le prime canzoni. Una dedica particolare che vuoi fare magari con una canzone di Raff a qualcuno? Sera più bella del mondo a mia figlia sicuramente, che di là i giochi. Grazie Lucia, buon divertimento. Grazie e viva la musica di Raff! E viva Raff! Guardo per l'ultima volta mentre vado via, ti ascolto respirare, non scatto la fotografia, non porterò nessuna traccia dentro me, niente che dovrò rimuovere. Giocato è uguale, anche se adesso fa male, se hai amato era amore e non è mai errore, era bello sentirti e tenerti vicino, anche solo per lo spazio di un mattino. Ciao a tutti! Grazie, grazie, grazie a tutti di essere qui. Fa caldo? Allora, sì, Inevitabile follia, guarda, è una canzone che io amo e adoro, però abbiamo dovuto fare spazio ad altri brani, perché quest'anno è il 40° anniversario della mia carriera. Partiva tutto grazie. Con il mio primo singolo Self Control è dedicato a questa canzone, a questo tour, ma ci saranno tante cose, tante anche sorprese. Ci sarà un evento bello con ospiti l'8 novembre che sarà un appuntamento importante, che tra l'altro è anche il compleanno di mio figlio, ma questo è solo una coincidenza. Ma nella scaletta abbiamo inserito alcuni brani che non suonavamo da tanti anni. Confusione, il mondo sembra andare avanti anche senza noi, se me ne andassi via da qui, che mi verrebbe a cercare, mica tu lo faresti, e che non siamo passeggeri distratti di questa vita in vetrina, di questa corsa all'oro. Duro
abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli aspettano che cosa non si sa. Gente nel mare, tutti che se gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Siamo in compagnia di Dalila direttamente da? Da Roma, 40 anni poi a Marotta, come Raff che fa i 40 anni di musica. Oggi, oggi torna tutto, 40 anni di self-control e 40 anni qua a Marotta, ma perché qua a Marotta? Che cos'ha Marotta di così speciale? Marotta ha tutto, la semplicità, la leggerezza, il mare, il cibo, tutto, racchiude l'estate. Marotta, la libertà. Una serata come questa di Raff credo che sia un po' la ciliegina sulla torta. Unisce tutto. Possiamo sapere il podio delle tue canzoni o magari la canzone più bella, quella che stai aspettando o già hai ascoltato? Me la lascio così. Forse se è la più bella del mondo la dedichiamo magari a Marotta. A Marotta, benissimo. Grazie. Gliela dedichiamo, grazie Dalila. Buona continuazione qua a Marotta e viva Raff e viva il Marottanta Festival. Assolutamente sì, viva Marotta. Ci sei tu, non sei che un'illusione, per fortuna che non ci sei, come mai non te l'avevo detto? È la più bella per me, yeah. Era tutta una vita che non c'è, non aspettavo che te. Siamo arrivati al termine di questo speciale, Raff alle mie spalle sta cantando Cosa resterà degli anni 80, sicuramente che cosa resterà di questo Mar 80 Festival, grandissime serate con questa grande serata in compagnia della musica di Raff. Grazie e complimenti alla Proloco di Marotta per l'organizzazione, naturalmente grazie anche al comune di Mondolfo che ci ospita sempre con le nostre telecamere, viva Marotta, viva Mondolfo e viva il Mar 80 Festival. La fotografia, cosa resterà? Oh, e la radio canta, oh no, won't you break?